della corona dell'avvento.
seguirti e servirti in questo nostro oggi, nella nostra esistenza quotidiana, perché tu da allora sei per sempre l'Emmanuele, il Dio con noi, il Salvatore potente, l'agnello di Dio venuto a togliere il peccato di tutto il mondo. Tu sei la gioia che nessuno ci potrà mai più togliere, l'amore, la pace e la vita di Dio che ci attira a sé nell'eternità. A te va allora il nostro ringraziamento. Amen. E cantiamo ancora dell'inno 69, la seconda e la terza strofa. Thank you.
vogliamo leggere insieme. Credo in Dio Padre, credo che ha creato il mondo per gli esseri umani, credo che ha creato tutto con la stessa gioia e la stessa meraviglia. Credo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. È venuto tra noi e per noi, è vissuto come noi, ma fino in fondo ha vissuto la verità, l'amore e il dono. Credo nello Spirito Santo, attraverso cui il mondo riceve la vita e l'amore, e che rende possibile ogni giustizia e ogni speranza. Credo che non siamo degli individui isolati, ma il suo popolo, il popolo di Dio, la sua Chiesa, segno di unità e di amore, segno della presenza e della tenerezza di Dio. Credo che il mondo è già salvato, che il male è già vinto, che l'essere umano è già rinnovato. Ma e saluto Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è stato dato che la madre del mio Signore venga a me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mano vuota i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi delle misericordie di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. Thank you.
Rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola e voglia benedire anche la nostra predicazione. Amen. Allora, questi testi che i nostri lezionari indicano si ripetono ogni certo numero di anni. E allora questa non è la prima volta che la quarta domenica d'Avvento io predico su Filippesi 4. Sono andato a rivedere così per curiosità, per vedere quello che avevo detto e magari anche per vedere se andava ancora bene qualcosa di quello che avevo detto 6 anni fa a Trieste per questa predicazione. E con un certo stupore, ma forse neanche tanto, mi sono accorto che già allora avevo parlato della crisi. Anzitutto ne avevo parlato dicendo che se c'era una parola particolarmente difficile da dire in un sermone era proprio la parola crisi, perché avevo spiegato allora, soprattutto in quegli ultimi anni, avevamo quasi sempre avuta sulla bocca, avevamo usata troppo fino ad abusarne. Se era così allora, sorelle e fratelli, figuriamoci oggi. Sono passati 6 anni e siamo ancora, che la vogliamo pronunciare o no, all'impresa con una realtà di crisi. Pensiamo chiaramente alla pandemia. Pensiamo alla recessione economica che la pandemia ha provocato e ha aggravato. E non abbiamo fatto altro, noi nei nostri discorsi tra di noi, ma poi tutti i mezzi di comunicazione, che continuare a parlare di crisi, per rifletterci, per fare i calcoli, per vedere come uscirne, per lamentarci, per maledirla questa crisi. Forse ne parliamo tanto anche per provare in qualche modo a, come dire, insomma, esorcizzarla. E comunque anche quest'anno ci capita di vivere un Avvento e un Natale sempre inchiodati a questa parola e a questa realtà. Siamo stanchi, sorelle e fratelli, siamo sfiduciati, siamo preoccupati per noi stessi, e direi soprattutto per i nostri figli e per le nostre figlie e per i nostri nipoti, perché la maggior parte di noi, bene o male, la nostra vita l'abbiamo in gran parte già vissuta. Ma loro, i nostri giovani, i nostri bambini, come la vivranno la loro vita? Che faranno? Che prospettive avranno? Che prospettive hanno già adesso o non hanno davanti a loro? Sono queste domande che ci fanno paura. E così ci accostiamo per l'ennesima volta, direi, a queste feste che verranno poco festosamente, con poca speranza, con tante paure. Le paure magari cambiano nome. 6 anni fa le paure avevano il nome sanguinario e feroce dell'ISIS, se vi ricordate. Oggi la paura ha ancora, dopo 2 anni, questo nome nuovo e, ahimè, ormai anche vecchio di Covid, che però continua a perseguitarci con tutte le sue varianti in continuo mutamento, prima la Delta, adesso l'Omicron,
Speriamo solo di arrivare al più presto così all'Omega, in maniera tale che tutte le lettere dell'alfabeto greco siano finite e finisca anche questo. E ci sentiamo un po' tutti minacciati, ancora oggi. E vivere sotto minaccia non è bello. È un chiodo fisso che avvelena tutto quello che fai, tutto quello che sei. E poi, comunque, anche se ci riesce a volte di non pensare al Covid, abbiamo tutti e tutto un'esistenza che non è quella che vorremmo. Accennavo ai problemi economici, ci sono i nostri conti che quadrano sempre meno e ci rispecchiamo in una società, in un'economia che sembrano essere sempre più spietate coi più deboli. Pensiamo a quante centinaia di lavoratori in queste ultime settimane sono state licenziate, spesso senza preavviso, addirittura con un così, insomma, SMS. Ti arriva sul telefonino, il giorno dopo non ti devi più presentare al lavoro. Pensiamo ai tanti morti sul lavoro, anche ieri altri tre a Torino, precipitati da una gru. Mancano le norme di sicurezza, spesso vengono trascurate per risparmiare, per fare presto. E allora, quante famiglie si sono ritrovate sulla strada? Altro che buone feste per loro. E tutto questo incide sul nostro modo di pensare. Oltre all'angoscia siamo diventati anche diffidenti, sospettosi. Non so come la pensate voi, ma quando io penso ai Novax, che poi non sono quattro gatti esaltati, ma sono milioni di persone che parlano e scrivono di complotto globale. Qualcuno arriva addirittura a dire che i vaccini in realtà servirebbero a inoculare dentro di noi dei microchips per rendere la nostra volontà sottomessa ai potenti, per fare di noi degli automi pronti a obbedire a ogni comando. Ecco, queste persone non sono dei marziani piovuti dal cielo, sono uomini e donne come noi. E allora, quali fantasmi la nostra società post-scientifica, post-moderna, post-tutto ha suscitato per stravolgere tante menti, tante sensibilità? Insomma, se finora non l'avete capito, vi sto dicendo che siamo ancora in crisi. E mi rendo perfettamente conto che, come era capitato 6 anni fa a Trieste, sentire questa parola durante un culto, e per giunta l'ultimo culto del tempo dell'Avvento, che si è aperto con quel bell'invito a rallegrarci perché il Signore è vicino, ci dà un senso di disagio. Sono un po' fastidioso. E qualcuno probabilmente pensa, ecco, ancora una volta dobbiamo sentir parlare di questa benedetta crisi e per giunta a Natale. Basta, non se ne può più. E questo è un pensiero comprensibile. Eppure, ecco, ci ho riflettuto un po', ma poi ho pensato che vale la pena anche oggi di andare contro questo molto comprensibile modo di pensare, perché io sono convinto che sia proprio l'ultimo culto dell'Avvento e che sia proprio nella Chiesa il tempo e il luogo adatto per parlare in modo giusto di crisi. Sì, oggi è il giorno per parlare delle nostre preoccupazioni, purché lo si faccia qui in Chiesa, purché sia nella prospettiva di un Natale cristiano. Che cosa voglio dire? Anzitutto che oggi vivere un Natale cristiano non va da sé, non è qualcosa di scontato. La maggioranza delle persone vive, almeno così sembra, un Natale che con la fede cristiana ha poco a che vedere. In questi giorni hanno fatto
scalpore, suscitato polemiche, i suggerimenti al personale dell'Unione Europea di una zelante commissaria maltese che ha suggerito di non dire a nessuno Buon Natale, perché viviamo in una società in cui i cristiani sono una minoranza e perciò è meglio dire buone feste per non correre il rischio di offendere qualcuno. Ma questo non l'ha mica inventato questa commissaria maltese. È ormai da molti anni, soprattutto nell'Europa del Nord, che si è deciso di abolire, per esempio, l'espressione festività natalizie, anche qui perché bisogna stare attenti a offendere i non cristiani, e a sostituirlo con l'altra espressione di festività della luce d'inverno. Su questo tema vi confesso una cosa: fino a qualche anno fa, quando mi capitava magari di pranzare a Natale con persone che nemmeno in quel giorno si erano disturbate ad andare in chiesa, non ero sereno. Mi dicevo dentro di me, stizzito: ma questa gente che Natale festeggia? Un Natale pagano. Oggi invece la cosa non mi dà più fastidio, sia perché invecchiando si è un po' più tolleranti, ma soprattutto perché mi è venuto in mente un motivo storico. Chi conosce anche solo un po' di storia sa che nel IV secolo i cristiani scipparono ai pagani la loro festa del solstizio d'inverno, la festa che veniva chiamata del Natale del Sole Vincitore. Bisognava trovare una data per il compleanno di Gesù, che non si sa, perché nei Vangeli non è mica scritto in che giorno è nato, e allora scelsero proprio il giorno del Natale del Sole, il 25 di dicembre, e ne fecero la festa, non più del Natale del Sole, ma del Natale di Gesù, la nostra luce. Allora, io mi sono detto che, in fondo, dopo tanti secoli in cui noi cristiani abbiamo fatto nostra questa festa di origine pagana, forse è anche giusto, anche se certo per molti di noi è un po' triste, che i tanti neopagani di oggi si riprendano questa festa che in fondo è stata loro, che loro hanno inventato. Ma sì, sorelle e fratelli, che celebrino anche loro e che lo facciano assieme a noi, la festa del pranzo di famiglia, delle luci dell'inverno, dei regali, della bontà che è facile da vivere perché dura solo poche ore, e poi si torna al consueto egoismo. E si torna alla crisi e alle sue preoccupazioni. Vedete, la differenza tra il Natale cristiano e quello che per tanti è tornato ad essere la festività delle luci dell'inverno, io credo consista proprio in questo, che nella festa della luce non c'è posto per le preoccupazioni, per le angustie della vita. In questi giorni, almeno in questi giorni, le preoccupazioni vanno dimenticate. Bisogna dimenticarle, fare il possibile per non pensarci. Perché la principale preoccupazione deve essere proprio questa, buttare via per qualche ora le preoccupazioni, festeggiare, distrarsi, essere lieti, ritornare bambini. Invece il nostro Natale, il Natale cristiano, noi lo possiamo e direi lo dobbiamo vivere, portandoci dietro tutte le nostre preoccupazioni. Perché noi non guardiamo al vecchio così ciccione col vestito rosso e con la barba bianca che arriva con la sua slitta piena di regali che paghiamo noi, ce ne butta qualcuno nel cammino e poi se ne va, lasciandoci da soli alle prese con alcune giornate di gioia obbligatoria. Noi guardiamo ad un altro che non arriva in volo con le renne, ma è nato come tutti noi nasciamo, e proprio come noi è nato a mani vuote,
come nascono tutti i bambini, senza portare niente, ma con queste mani vuote, ha poi preso su di noi, su di sé, le nostre angustie. È vissuto con noi e è vissuto per noi, povero come noi. Ed è alla luce di tutto questo che allora l'invito a rallegrarsi della lettera ai Filippesi. E le altre parole che seguono sono un buon testo per portarci a Natale. Rallegratevi sempre nel Signore, rallegratevi, ve lo ripeto, il Signore è vicino. Ecco un invito alla gioia, caldo, cordiale, sacrosanto. Rallegrati, come potresti non rallegrarti se tu sai che il Signore è vicino? Così vicino che vive in te. Vedete, quando Paolo ha scritto la lettera ai Filippesi, era un vecchio, era in catene, correva il serio rischio di essere giustiziato. Umanamente non avrebbe avuto alcun motivo per pensare alla gioia, e infatti non ci ha pensato. Non ha pensato a come poteva essere felice, perché lo era felice. Perché sapeva di essere nel Signore. In questa sua lettera, questa espressione, nel Signore, essere nel Signore, si ripete spesso, è tornata anche adesso, rallegratevi sempre nel Signore. Paolo si è potuto rallegrarsi qualsiasi cosa gli stesse capitando perché era nel Signore. E però facciamo attenzione, la gioia dell'Apostolo e più in generale la gioia cristiana non è alienazione, non è superficialità, tantomeno ebbrezza, stordimento, divertimento. Poche righe dopo, come avete ascoltato, egli scriverà: avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Paolo sa cosa significa essere afflitti, così sa cosa vuol dire avere il cuore angustiato. E infatti nel testo che abbiamo letto ora, dopo aver detto rallegratevi nel Signore, aggiunge non angustiatevi di nulla. E certo, alla luce di quello che abbiamo detto prima sulla nostra condizione, questo secondo invito, meno entusiasmante del rallegratevi, è molto più vicino ai nostri pensieri, alle nostre situazioni. È un invito di una grande concretezza, che pure scritto migliaia di anni fa, sembra rivolto a noi, da qualcuno che ci conosce bene, perché sa che tutti e tutte noi siamo venuti qui portandoci dietro le nostre tante angustie. E ci dice subito questo testo in maniera molto chiara che se qualcuno di noi viene qui per dimenticare le sue preoccupazioni, perché sogna di vivere un momento spensierato, allora questo culto e queste parole non sono per lui. Perché non è per lui o per lei l'Evangelo del Natale che già oggi nell'invito di Paolo a rallegrarsi e nell'altro a non angustiarsi risuona qui tra noi. Perché l'Evangelo, sorelle e fratelli, è verità. È la verità di Dio che viene a illuminare la nostra reale condizione. E la nostra condizione è quella di tutti e tutti quanti. E di essere sempre alle prese coi problemi della vita. Perché una vita sempre ha problemi, crisi o no, non esiste. E i problemi esigono attenzione, cura. Se non accetti di avere anche tu i tuoi pesi, Gesù che viene non se ne può far carico, non può venirti incontro. Insomma, è soltanto se accetti di avere i tuoi bisogni, il bisogno di Gesù, che tu oggi puoi ascoltare come rivolto a te l'invito dell'Apostolo che ti dice non angustiarti di nulla. Sì,
Non angustiatevi di nulla voi che pure siete venuti qui con le vostre angustie, perché qui c'è Gesù, o meglio c'è il Signore, Dio stesso, Dio in persona, Dio che si è fatto carne, si è fatto essere umano come noi, ha preso su di noi quello che tutti siamo, il nostro essere uomini e donne, dalla nascita che ci vede uscire, spesso non senza pericolo per noi e per lei, dal grembo di nostra madre, fare il primo respiro e insieme il primo pianto, senza averne coscienza né ricordo, fino a quella morte la cui inevitabilità ci spaventa lungo tutta la nostra vita. E in mezzo, tra la nascita inconsapevole e la morte che impaurisce, le oscurità e le difficoltà che il nostro essere uomini e donne comporta e porta sempre con sé. Davvero, non angustiatevi di nulla, perché il fatto che a Betlemme Dio è diventato uno come noi, un essere umano fragile, tribolato, esposto alla tentazione, al dolore, alla morte, questo fatto significa che in Gesù, nella sua storia umana, è già accaduto quello che per noi deve accadere. Che allora tutte le nostre pene sono già finite, sono già trasformate in risurrezione. Tutti i desideri, le aspirazioni, le brame, gli slanci sono già arrivati alla meta, già esauditi e compiuti. E tutto questo rende superato il nostro preoccuparci. È proprio così. Tutto è già stato fatto. Questo è il segreto, sorelle e fratelli, questo è il mistero del Natale che oggi già contempliamo con 6 giorni d'anticipo. Ma del resto Gesù nasce ogni giorno, ogni ora, ogni momento, in ogni cuore che gli si apre nella fede. Noi possiamo non angustiarci perché Dio si è fatto uomo e perciò si è angustiato Lui per noi, una volta per sempre. Ma allora, se le cose stanno così, se Lui ha fatto tutto, noi cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dopo averci detto che non dobbiamo angustiarci, Paolo ci dice quello che dobbiamo fare, quello che ci resta da fare. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica, accompagnati da ringraziamento. Ecco, ci resta questo. Presentare a Dio le nostre richieste e le nostre suppliche, perché se è vero che in Gesù e grazie a Lui noi non abbiamo più nulla di veramente serio di cui preoccuparci, è però anche vero che noi abbiamo ancora ben vivi dentro di noi i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Siamo esseri umani che vivono nel tempo e finché abbiamo il nostro tempo non possiamo non vivere secondo quello che siamo. E proprio a questo, ai nostri sogni, alle nostre aspirazioni, si riferiscono le nostre domande, i nostri dubbi, i nostri cruci, le nostre tante ansie. Ma poiché per fortuna, o piuttosto, sorelle e fratelli, per grazia, quel nel Signore che impreziosisce questa lettera, questa espressione vale anche per noi, noi non possiamo più angosciarci per noi stessi. Le dobbiamo lasciare dove sono le nostre angosce. Li dobbiamo lasciare nelle mani di Gesù. Dobbiamo accettare di essere aiutati da Lui, dalla sua nascita, dalla sua morte, dalla sua risurrezione. Questo lasciarci soccorrere, questo è il compito che ci spetta. E allora portiamo davanti a Dio, sorelle e fratelli, le nostre domande, le nostre aspirazioni, le preoccupazioni che ci rendono umani e non vanesi, persone sciocche. Facciamoci aiutare dal solo che lo può fare, da quel Dio che ci ha tanto amati da averci donato il suo stesso figlio, il bambino che è nato a Betlemme. Per questo Paolo nel testo di oggi dà tanto rilievo al rendimento di grazie.
il nostro muoverci, agitarci, ma anche le nostre suppliche e le nostre preghiere sarebbero lo sciocco tentativo di chi, per esempio, si vuole tirare fuori dalle sabbie mobili tirandosi su per i capelli. Se non fossero sempre, fin dall'inizio, accompagnate da ringraziamento, e cioè dal lieto, consolante riconoscimento che si fa riconoscenza, che non serve proprio nessun autosoccorso, perché noi già siamo stati aiutati. Anzi, di più, dobbiamo e possiamo pregare nella consapevolezza che anche se nella nostra stessa migliore preghiera non preghiamo mai come dovremmo, anche quello ci è perdonato, con semplicità, senza riserve. Ma se questa è la nostra situazione nel Signore, e finalmente mi avvio a terminare, allora non ci resta che cantare. E quando in una chiesa protestante pensi al canto, in questo tempo di Natale, arrivai prima o poi per forza a Lutero, sempre così incantato dal mistero della nascita di Cristo, che più che pregare davanti all'Evangelo di Betlemme cantava. Del resto Lutero ha scritto che la musica è un regalo e un dono di Dio, non un dono umano. Così scaccia via il diavolo, scaccia via le nostre preoccupazioni e rende la gente felice. E Lutero non solo cantava, ma componeva dei cantici. In un suo cantico di Natale noi troviamo scritto: tutto questo egli ha fatto per noi, per dimostrarci il suo grande amore, perché tutta la cristianità si rallegra e gli rende grazie per l'eternità. E poi ha scritto altre strofe simili a queste, ma ogni strofa la terminava aggiungendo Kyrie eleison. Kyrie eleison è un'espressione greca che significa Signore, abbi pietà di noi. E allora questa è l'unica preoccupazione che noi dobbiamo avere, esprimere la nostra gioiosa riconoscenza a Dio per tutto quello che Egli ha fatto per noi e insieme invocare il suo aiuto, la sua misericordia. Invocare il suo aiuto noi che già sappiamo di essere stati aiutati da Lui. Se potessimo sempre cantare così, sorelle e fratelli, tutto questo Egli ha fatto per noi, e però Kyrie eleison, abbi pietà di noi, Signore. Ma perché non dovremmo potere cantare così? Se potessimo far questo, il nostro sarebbe un buon Natale cristiano. Ed è questo che vi auguro. Alla faccia di chi dice diciamo buone feste e non buon Natale, io auguro a tutti voi un buon Natale cristiano. Un buon Natale che ci porti la pace del Signore, la gioia del Signore. Ed è così che ci vogliamo ripetere alla fine di questo sermone le parole che abbiamo udito prima dell'accensione dell'ultima candela dell'Avvento, le parole dell'angelo del Natale ai pastori. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. E a un tratto ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli ama. Un buon Natale cristiano, e la pace di Dio sia con tutti noi. Amen. Thank you.
87, prima e seconda strofa. Possiamo accomodarci, siamo al momento degli avvisi. Nella prima metà della settimana continuano ancora gli incontri dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, per cui avremo lunedì la scuola domenicale, domani, e giovedì il catechismo del quarto anno. Sempre giovedì alle 15:30 all'asilo dei vecchi avremo il culto di Natale con loro. E sarà un momento di festa, speriamo, particolare. Speravamo di aprirlo anche magari a dei rappresentanti dei concistori delle tre chiese su cui insiste qui l'asilo, e anche a qualcun altro, ma poi, siccome appunto la pandemia sta un po' riprendendo forza, si è deciso di limitare gli inviti ai membri del comitato. E quindi saremo solo noi, io chiaramente terrò questo culto, e speriamo che sia comunque un momento per loro di serenità. Giovedì ci saranno ancora le prove della corale, venerdì alle 14:30 avremo delle prove di canto e di una piccola recita che i bambini del precatechismo e della scuola domenicale porteranno nel culto del 26 di dicembre, della domenica che segue il Natale. Sabato è Natale e allora ci ritroveremo qui per il nostro culto. Non richiederemo il Green Pass come abbiamo fatto in qualche altra occasione. Naturalmente ci raccomandiamo che tutti tengano la mascherina. Speriamo che venga un po' più di gente rispetto alle altre volte, e la sanificazione, e poi di cercare di mantenere una distanza un po' gli uni dagli altri. Domenica, poi 26, come vi dicevo, ci sarà questo culto con la partecipazione della scuola domenicale e dei precatecumeni, che sarà anch'esso dedicato chiaramente al Natale, ma che è aperto a tutti. E poi ragazzi e ragazze del catechismo, gliel'ho già detto a voce a tutti, ma lo ripeto anche qui, sono caldamente invitati a partecipare al culto del 25 e a quello del 26 dicembre. Vi ricordo poi anche altri due appuntamenti nella settimana che verrà, il 29,
ci sarà un concerto tenuto dall'organista che tutti conosciamo, Gabriele Giunchi, con la partecipazione della Corale alle 20.45. Metteremo poi un manifesto fuori e comunque poi lo torneremo ad avvisare questo a Natale il 26, comunque già ve lo dico in precedenza, e alla fine verrà fatta una colletta e ricavato andrà per la tinteggiatura del campanile che speriamo di poter fare. Ecco. E ancora poi il 30 dicembre ci sarà l'incontro alle 14.30 dell'Unione Femminile, ci sarà Clara Bonus che presenterà il suo libro che troverete anche in vendita già lì sul tavolo assieme ai calendari, a Balinò e a Un giorno una parola, e presenterà questo libro. E poi dopo, alla fine, tutti quelli che sono interessati, che vogliono venire, avremo un momento per fare una brevissima meditazione sull'anno che se ne va e sull'anno che inizia, siamo al 30 dicembre, e per farci gli auguri di un buon anno con un breve momento di rinfresco. Questo è il 30. Non mi sembra ci sia altro, e allora ci raccogliamo ancora in preghiera e allarghiamo la nostra preghiera al di là di noi all'intercessione per la Chiesa e per il mondo. O Signore, noi ti preghiamo per la Chiesa nel mondo intero, affinché il culto che essa rende a Dio faccia apparire agli occhi degli uomini e delle donne del nostro tempo i segni del suo regno che viene. Ti preghiamo per tutti gli esseri umani che in qualche modo attendono nella loro vita un Salvatore, affinché un giorno imparino a conoscere il nome di Gesù e possano unirsi nel suo amore. Ti preghiamo per quelli che sono separati da malintesi, incomprensioni, perché in questo tempo d'avvento giungano a operare tra di loro una pacificazione durevole. Ti preghiamo ancora per tutti quelli che sono scoraggiati, messi alla prova, tentati ad abbandonare ogni sforzo, perché l'annuncio della venuta di Gesù dia loro la forza di ricominciare e la grazia di perseverare. E ancora per tutti quelli che sono angosciati davanti alle minacce che pesano su di noi e su tutta l'umanità, perché la parola di Cristo doni a tutti una nuova fiducia e la volontà di vivere la nostra vita nella fede, nella speranza e nell'amore. Ancora ti preghiamo, Signore, per i capi dei popoli e nazioni, perché non abusino del loro potere, ma governino i loro popoli con timore e giustizia. O Signore Dio, che ci hai donato la grande speranza che il tuo regno sarà manifestato e che ci insegni a pregare per la sua venuta, rendici sempre riconoscenti per i segni della sua vicinanza. Facci sempre sentire che il Signore è vicino e accordaci anche di pregare e di lavorare con fervore perché quel giorno benedetto in cui la tua volontà sarà fatta sulla terra come in cielo, venga presto. Esaudiscici. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato la preghiera, che racchiude ed esprime tutte le nostre preghiere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. E cantiamo la terza strofa ancora dell'inno 67. Thank you.
tecnica che trovate, voi non la vedete, io la vedo da qui, che trovate sulla balconata in fondo, adesso si sono nascosti perché sono timidi, che ha curato la ripresa in streaming di questo culto, lo ha fatto anche come prova della ripresa in streaming, cioè questo culto verrà mandato in diretta, è già stato mandato, insomma, ecco, una piccola differenza temporale, e poi sarà possibile rivederlo anche dopo, e poi riprenderanno a Natale, il culto di Natale. Allora, per fare le cose bene, nel migliore dei modi possibili, oggi hanno fatto anche, questa di oggi era anche una prova per il culto che faremo il 25, grazie al loro impegno. E riceviamo la benedizione del Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.